C'ho sonno. Giorno Chiara. Giorno. Walking down the avenue where we used to play. Oggi faremo colazione qui perché siamo due ore da perdere. Che a mezzogiorno arriva il taxi, noi dobbiamo fare colazione. Questo è l'unico bar disponibile. È un parco acquatico vicino casa. Noi siamo voracci, dentro non ci potremo entrare. I borrowed all your records, you borrowed mine from me. Mi sa che hanno esagerato con la dimensione dell'autobus. In a box hung in a tree, and we stole your daddy's last bottle of gin. Those were the times, those were the ways. So take me back, so take me back to the good old days. Looking back from here. Dopo 10 minuti di autobus solo italiani, tutti italiani, abbiamo fatto una chiacchierata. Siamo a Ipsos, stanno quelli di scuola zoo, caro, sì, belli, stiamo a Gallipoli. Quella era De Guidonia. Sei contenta? Those were the times. Ho finito la temperatura colore già lì? Sì, a fisica tecnica. Ci fa dar bel vedere. Take me back. So take me back to the good old days. Those were the times. Cile, che stai? Ah, dai, sta con 7 in una macchina da 5. Sì, però è una macchina grossa. E giuro se stessi giù. Back to the good old days. Buongiorno! Mamma mia, ragazzo! Cioè, oggi piove col sole. Ieri! Oggi non sappiamo dove andare a mangiare, perché sono stati tutti male stanotte, sono tutti fragilini. Oggi è dieta. Dobbiamo preparare la cena, nel senso che dobbiamo andare al supermercato a comprare le cose. Probabilmente andremo al ristorante, probabilmente andiamo al ristorante. Noi andiamo al ristorante, che siamo ricchi. Ricchissimi. Siamo ricchissimi. Super ricchi. Vogliamo vedere questo menù? Vogliamo vedere il menù. Il menù dice 20 euro a un coso. Ok, andiamo via. Questo ristorante era davvero, 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 davvero ricco. Davvero, 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 ma davvero. Oggi mi sa che finiamo qua la giornata, perché dopo andiamo in discoteca. Sì, qua si stanno a fare 300 docce. Non seguite l'acqua. Bene, andiamo a vedere l'acqua. Ok, acqua aggiustata, posso andarmi a fare la doccia. Ci vediamo domattina, bella. Che ore sono? Le 2. Buongiorno. Le 2. Quindi oggi donna a mangiare? Al solito paninaro povero. Dalla signorina che ci dà i panini. Io voglio il gelato però. Irina ieri si è preso un gelato grosso così. Era buono, io l'ho assaggiato qua. Quindi tu l'hai assaggiato e ti sei mangiato veramente il pranzo di Irina.
Andiamo al supermercato se ci sta l'acqua povera. Sarà fredda? Ma sì che è fredda. Io direi raga, una. C'è un Pandolfi piaggiato. Ciao. La giornata svolge al termine, torniamo a casa, però prima magari ci vendiamo un gelatino. Poi dopo si va a Ipsos a mangiare perché abbiamo fame, si sa che mangiamo stasera. Dove andiamo a prendere? Paga chiara, raga, paga chiara. Però dobbiamo andare a prendere Green Bus. Stasera stiamo festeggiando due cose importanti. Una cosa con molto anticipo, il compleanno di Chiara. La seconda cosa è il primo 30 del signor Monti. Anche se si potrebbe sempre fare di più. Questo è vero. Ma ora è la nostra odissea. Abbiamo appena scoperto che l'aereo arriverà con più o meno 2 ore di ritardo. Buongiorno amici, benvenuti nella nostra nuova avventura che ci porterà a Corfu Town. Ora dobbiamo andare a prendere l'autobus, però la fermata è tutta al sole, che bello. La pala. La colla. Dobbiamo scoprire dove andare a mangiare. Noi siamo... se saliamo qua, raga, dobbiamo prendere una strada. Migliadina. Senti che vento. Alla scoperta. Aspetta, faccio la sirenetta fuori d'acqua. Magari c'è l'acqua all'ombra. Sono le 14.57, siamo nel centro di Corfù, di fuori ci sono 40 gradi, qua dentro meno 5. Siamo tutti ibernati. Riprendi Pierluigi, fai venire Pierluigi. Frate, quanto è bello passare da un estremo all'altro? Fa caldo. Buongiorno qui da Tele Corfù, benvenuti, siamo qui, intervistiamo uno dei passanti. Allora, com'è andata la tua vacanza? Molto bene, c'è stato qualche ferito ma per fortuna nessun morto. Purtroppo l'unico che si doveva ferire non si è ferito, ma abbiamo ancora 12 ore prima del nostro volo, quindi tutto può succedere in questa città. Ok, ora intervistiamo qualcun altro. Cosa pensi che poteva andare meglio in questa vacanza? Un po' meno api, più alcol. Cosa invece poteva sicuramente... andare peggio? Lo sfregio, questo e la casa. Peggio di così poteva andare, niente, basta, è finito, raga. Invece lei cosa ne pensa del ragazzo che ha provato ad abbordarla in discoteca? Era carina la coroncina, però. E lui com'era? È brutto. Tanto brutto? Tanto. Va bene, qui è tutto, possiamo chiudere da Tele Corfù. Arrivederci a tutti.
even think about looking away. We put the old back and cool, a little hip hop and a little old school. Hey, you better not get in our way. Cause we own the night and we're singing, yeah, yeah, yeah. Abbiamo fatto una rapida visita alla città vecchia. Andiamo a cercare una girospita per Luigi perché c'ha fame, e pure per me, dai. E poi cercheremo di andare in aeroporto perché sa sarà come ci andiamo. Yeah, yeah. Location naturale 4 e mezzo. Ah no, naturale 7 e mezzo. 7 e mezzo, voi 8. 8 e mezzo. 8. Accommodation, voto? 3. 2 e mezzo. Metto 2 e faccio media. Comunque siamo arrivati all'aeroporto. Guarda io che mangio. Metto il mozzico. Allora Giadì, fai un sondaggio, perché 37 si chiama 37? No, ma lei, ma tu lo sai più vicino, tu lo sai prendere 3. Assolutamente no. Manco io. Lo scopriremo. Abbiamo appena scoperto che l'aereo arriverà con 2 ore di ritardo. Io piango. Piango, tanto piango. Oh, sono appena svegliati. Che ne so? Sono le 4:21. Ma che le 4:21? Mi piacerebbe essere le 4:21. Saranno le 5:21. Le 5:21. Vabbè, raga, ancora non capisco me. E mi sa che fra 5 minuti ci aprono un gate. Saranno pure le 5 di mattina, ma qua fuori fanno 35 gradi, ma che? Amici, bentornati a Roma. Se... E con questo finiamo il viaggio. Ci rivediamo. Quando ci rivediamo? Almeno fra un anno. Cioè, basta. Voglio più vedere. Ciao, cucciolo.